Grazie Presidente, colleghi. Ministro, noi non ci aspettavamo una informativa sui fatti, perché i fatti sono noti e devo dire che gli organi di stampa ne hanno dato anche dovizia di particolari. Noi ci aspettavamo una informativa sulle conseguenze a quei fatti. E proprio perché i fatti sono noti, e sono noti a tutti, il suo comunicato del 2 di febbraio, Ministro, è un comunicato imbarazzato in maniera evidente, perché chi la conosce e la estima come uomo di cultura, di intelletto e di giustizia non può non vedere imbarazzo in quelle parole, ed è un comunicato imbarazzante perché ci ha spiegato che quell'informativa non era coperta da segreto. E sa benissimo anche lei che questo non significa che quelle informazioni fossero divulgabili. Anzi, quelle informazioni non erano divulgabili e questo è un fatto ed è inutile continuare a ripetercelo e a ribadircelo. Il sottosegretario Delmastro non doveva, a mio giudizio, forse nemmeno riceverle, perché su quella delega, sullo spacchettamento tra i sottosegretari, ci sarebbe da fare un approfondimento. Sicuramente non divulgarle, e altrettanto sicuramente non divulgarle in favore di un collega di partito che le ha utilizzato per un vile e vergognoso attacco nell'aula del Parlamento verso dei colleghi parlamentari. E questi sono fatti. Vede, Ministro, nei paesi che hanno e che conservano ancora un minimo di senso dello Stato e delle istituzioni, queste discussioni non avvengono. Un esponente del governo che assume condotte fuori dal rispetto delle istituzioni stesse si accomoda, si dimette, fa dell'altro. Perché può accadere per un incidente, per uno scivolone, per mancanza di senso delle istituzioni? Ma quando avvengono fatti di questo tipo, nei paesi che conservano senso dello Stato, ci si dimette. Io comprendo bene, Ministro, che questa vicenda riguarda due intoccabili esponenti politici, in quanto vicinissime alla Presidente del Consiglio, e quindi la questione politica è molto comprensibile. Ma una personalità del suo spessore, non può diventare in questo modo il difensore dell'indifendibile. Perché vede, che quel documento non fosse divulgabile, lei lo sa bene. E lo sa bene perché conosce il diritto molto meglio di chi le parla. Ma c'è un punto politico che va sollevato, e lo dico con rammarico, nei suoi confronti. Il punto politico riguarda il fatto che lei rischia di diventare il ministro, dalle dichiarazioni importanti e condivisibili, membro di un esecutivo che fa l'esatto contrario di ciò che lei dichiara. E ciò che lei dichiara riaccende una speranza per chi crede nello Stato di diritto e nel garantismo. Ma ciò che avviene è lo spegnimento di quel faro. Utilizzo le sue parole, e sono parole che noi abbiamo condiviso con convinzione, sia in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche, sia in occasione della relazione sullo Stato della giustizia. Cito: è necessario finirla con l'alimentare l'idea che chi difende le garanzie del processo, chi difende la presunzione di innocenza, chi difende l'inviolabilità della libertà personale e delle comunicazioni, chi difende i diritti dei detenuti, sia complice dei criminali, sia colluso, sia favoreggiatore dei delinquenti. E sono parole importanti, e grazie al cielo lei le ha pronunciate. Ma se lei crede che sia ora di chiuderla con chi non difende i diritti dei detenuti e chi addirittura definisce un inchino ai mafiosi chi va a verificare le condizioni di quei detenuti, ci sono due condizioni. Le sue parole non hanno valore, e sarebbe un rammarico per noi enorme
o Delmastro non può rimanere ad occuparsi del DAP, perché Delmastro è il sottosegretario a cui lei ha delegato l'attuazione dei principi che lei ha pronunciato in quest'aula del Parlamento. E io so quanto lei considera sacro, dal punto di vista ovviamente laico, ciò che avviene in quest'aula. Perché altrimenti, Ministro, non abbiamo solo un problema, ne abbiamo due. Come la mettiamo con tutto ciò che lei sta dichiarando e che riapre la possibilità di vedere la giustizia rimessa su binari corretti e che noi stiamo prendendo sul serio? Separazione delle carriere, prescrizione. In quest'Aula abbiamo approvato un ordine del giorno nostro che riaprisse questo tema. Intercettazioni, abuso della custodia cautelare, abuso d'ufficio. Sa cosa abbiamo fatto sulle sue parole noi? Abbiamo presentato proposte di legge. E se le sue parole hanno l'attendibilità di ciò che ha pronunciato rispetto ai diritti dei detenuti, allora, Ministro, abbiamo un serio problema. Delmastro non può rimanere ad occuparsi del DAP. Lo dico perché, e concludo, o si ripristina una coerenza profonda tra le sue affermazioni e le azioni conseguenti, o passerà alla storia come un ministro di grande caratura intellettuale, e questo nessuno lo può negare, parte di un esecutivo che ha contraddetto i principi dello Stato di diritto e del garantismo. Grazie.